Oh, ultimo video prima della release, ultima guida prima della release. Credo di avervi detto praticamente il boh, 90% del gioco tramite le mie guide, quindi spero vi siano piaciute tutte quanti. Se non le avete viste, cercate nel canale, ci sono guide di tutti i tipi, anche abbastanza vecchiotte, quindi prendete sempre tutto quello che vi dico con le pinze perché potrebbe cambiare da un momento all'altro. Ma nelle ultime guide non ho riferito numeri, non ho riferito praticamente nulla di particolare, se non dare una spolverata a tutte quelle che sono le informazioni che vi interessano. Quindi iniziamo anche con questa guida. Bentornati su Gaming Galaxy, io come al solito sono Shark. Ricordatevi di iscrivervi al canale se per caso non lo avete ancora fatto. Qui metterò tutte le mie guide, varie eventuali di New World e non solo ovviamente di New World perché seguo anche altri titoli e chiaramente come sempre se per caso volete una gilda molto chill, volete una gilda senza obblighi vari ed eventuali di presenza e ordini vari ed eventuali dall'alto perché tra le altre la mia gilda la comando io ma è come se come al solito io non comandassi assolutamente mai un cazzo. Siete i benvenuti negli Squeezy Chicken. Trovate tutte le informazioni qui sotto nel canale o direttamente nelle informazioni del canale. Quindi scegliete voi dove andarla a vedere. Vi aspettiamo. In New World ci sono posizioni di insediamento predeterminate all'interno di Eternum. Quindi i giocatori non saranno in grado di costruire gratuitamente. Ogni luogo di insediamento avrà un layout predefinito su cui i giocatori si baseranno una volta preso il controllo dell'insediamento o del forte. Eternum è diviso in territori distinti e molti di questi territori avranno il proprio insediamento e il proprio forte. Ci sono alcune importanti differenze tra un insediamento e un forte. Gli insediamenti sono un luogo in cui i giocatori socializzano. Vivono, creano, commerciano, lavorano su progetti cittadini e supportano la loro fazione attraverso le missioni di fazione. Gli insediamenti servono anche come punto di rigenerazione per i giocatori dopo la morte. Il forte, tuttavia, di un territorio è il principale punto di difesa di un territorio, è ciò che viene attaccato durante la guerra. Funge da punto di controllo della fazione nel PvP Open World e dove si svolgono le invasioni, che sono la modalità di tipo Orda PvE offerta chiaramente da New World. È anche il luogo in cui i giocatori devono andare per rivendicare un territorio non reclamato. L'unico modo per possedere un territorio è attraverso la guerra. C'è un'eccezione però. Al lancio, ovviamente, non ci saranno proprietari di un territorio, quindi qualsiasi di essi non reclamato potrà essere tranquillamente comprato pagando la tassa di riscatto al forte. Dopo aver completato le missioni prerequisite, i giocatori possono scegliere tra una delle tre fazioni. Quindi, una volta scelta una fazione, puoi creare o unirti a una compagnia. Quando una compagnia viene creata, eredita la fazione del suo creatore. Le compagnie possono essere quindi acquisite e controllare un territorio e l'insediamento o il forte che si trova all'interno di quel territorio. Una volta che una compagnia possiede un territorio, l'insediamento di accompagnamento può essere sviluppato in una città piena di giocatori, con stazioni di fabbricazione, alloggi per i giocatori, un sistema fiscale, fortificazioni e molto altro ancora. Se la tua gilda rivendica il territorio, chi è effettivamente il proprietario del territorio? Ebbene, è il capo della compagnia, chiamato governatore. Diventa anche governatore del territorio una volta che una compagnia lo controlla. Tuttavia, il vero proprietario del territorio è la fazione a cui appartiene quella determinata compagnia e le compagnie agiscono semplicemente come un delegato di quella fazione. Le quote sotto forma di mantenimento del territorio devono essere pagate alla fazione di cui fa parte la compagnia. Ebbene, una delle responsabilità del governatore è stabilire l'aliquota fiscale e le tasse per i residenti al fine di riscuotere le quote dovute alla fazione. Altre responsabilità di un governatore includono il mantenimento del controllo del territorio per la tua fazione, l'aggiornamento e il mantenimento della qualità della vita nel proprio insediamento, avviando progetti cittadini che si traducono in miglioramenti dell'insediamento una volta completati e concentrandosi sui miglioramenti particolari per i residenti dei territori. È importante notare qui che per essere residente in un territorio è necessario possedere una casa all'interno di tale insediamento. Bene, il governatore può nominare un console o più consoli per aiutare a governare il territorio. È importante
non che i consoli abbiano quasi tutti gli stessi permessi e poteri del governatore della compagnia e del territorio che controllano, quindi queste dovranno davvero essere persone di cui ti fidi. Le stazioni di creazione e raffinazione di un insediamento possono essere potenziate. L'aggiornamento di queste stazioni consente ai giocatori che trascorrono il loro tempo di creare oggetti di qualità superiore e più potenti. Inoltre, i potenziamenti dello stile di vita di un territorio e i potenziamenti del forte sono controllati dal governatore. I buff lifestyle sono potenti bonus a lungo termine che, per come il crafting e il combattimento, si applicano solo ai residenti del tuo territorio. I residenti sono persone che possiedono case in un determinato territorio o insediamento. Se un giocatore non possiede una casa in un insediamento, non riceverà i buff lifestyle del territorio. Come gli altri potenziamenti, i potenziamenti del tuo stile di vita vengono attivati tramite i progetti di cittadini, impostati dalla società che controlla il tutto. I progetti della città richiedono una quantità significativa di sforzi e insediamenti. Investimenti, scusatemi, inizio ad essere un po' stanco, non solo dalla società controllante, ma anche dai giocatori che chiamano casa quell'insediamento. Questi progetti sono attività su larga scala su cui i giocatori possono lavorare insieme per aggiornare il proprio insediamento. I progetti città sono attivati dal governatore di un insediamento o dai suoi consoli. Quando viene attivato un progetto cittadino, i giocatori nella città possono intraprendere missioni alla bacheca che portano questo progetto al compimento. Per affrontare una delle missioni, ripeto, trova semplicemente la strada per il tabellone del progetto cittadino, situato nell'insediamento pertinente, e poi visualizzare e accettare una missione del progetto cittadino direttamente da lì. Le schede del progetto della città si trovano vicino al municipio, in ogni insediamento, e puoi trovarne premendo il tasto predefinito M e ingrandendo la mappa. Queste missioni cittadine assegnano XP e valuta, ma soprattutto fanno avanzare il progetto città. Ad esempio, supponiamo che tu voglia potenziare la forza dell'insediamento, che consentirà agli artigiani di armi e armature, di creare armi e armature di qualità superiore per le loro avventure. Per fare ciò, attiverai il progetto della città Upgrade Forge. E poi tu, i membri della tua azienda, quindi della tua azienda, poi parliamone, vabbè, della tua gilda e chiunque altro vive in città, potrete lavorare insieme per completare il progetto. Non solo puoi aumentare di livello il tuo insediamento, ma è anche possibile ridurre i livelli di insediamento. Se il mantenimento del territorio non viene mantenuto o se i giocatori non riescono a respingere le invasioni corrotte, il tuo insediamento diminuirà di livello. Bene, non credo di dover dire altro, mamma mia. È stato un video pesantissimo e lunghissimo anche questo, e sono felice di aver finito queste guide. In realtà ce ne sarebbero almeno un'altra decina da fare, ma sono veramente, veramente molto, molto base, quindi non mi sembrava il caso di portarvele. E sicuramente ne arriveranno altre, come ho detto, dopo l'uscita del gioco. Più che altro per i dungeon, più che altro per le quest Spriggan, più che altro per il crafting, gli open dungeon, quindi tutto quello che può concernere proprio il gioco e l'attività di gioco, soprattutto nella parte PvE. Quindi noi ci rivediamo dopo l'uscita della release. Probabilmente il primo video non arriverà giovedì prossimo, ma arriverà in futuro. Quindi state qua, iscrivetevi e noi ci rivediamo al prossimo video. GG a tutti quanti!